Oggi parliamo di modelli di business e lo facciamo insieme a Ugo Mendes Donelli, che è imprenditore e consulente specializzato in creazione di modelli di business ed è anche il curatore dell'edizione italiana di un libro che è il punto di riferimento sulla creazione di modelli di business, che si chiama giusto appunto Creare modelli di business. Ciao Ugo, grazie del tempo che ci concedi per l'intervista. Ciao, grazie a te. Ugo, tu offri consulenze e tieni workshop su un metodo particolare per creare modelli di business, un modello che si chiama Business Model Canvas. Allora, ci racconti un pochino la storia di questo modello, ci racconti chi l'ha inventato e come mai ha avuto così tanto successo? Volentieri. Si tratta di un modo differente e più chiaro per guardare a questa cosa che è difficile da definire, che sono i modelli di business. Com'è nata questa cosa? Alexander Osterwalder stava studiando all'Università di Losanna informatica e ha deciso di cambiare facoltà e spostarsi ad economia. Quindi ha preso un po' di concetti di informatica e li ha trasportati nell'economia, e uno di questi è una forma di astrazione che cerca di definire come funziona un pezzo di software. Lui l'ha applicata all'economia perché era appassionato del periodo delle dot-com, periodo in cui tutti quanti parlavano di modelli di business, ma non era chiaro che cosa fossero questi modelli di business. Quindi ha trovato uno schema, un archetipo che descrive come è fatto, e ha incominciato a scrivere nella sua tesi di laurea a proposito di questo schema. Un professore dell'università lo ha preso sotto la sua ala e ha incominciato a fare consulenza usando questo modello. Ha avuto talmente successo che i clienti hanno incominciato a chiedere ad Alexander Osterwalder di avere del materiale. Nel preparare questo materiale, Alex ha creato un bellissimo libro, che è unico nel suo genere, che è diventato un successo mondiale e oggi ha venduto più di 1 milione di copie nel mondo. Ugo, una cosa che mi ha colpito di questo metodo è che è molto poco teorico, astratto, ed è molto pratico. In pratica consiste nello stampare su grande formato uno schema che viene fornito prestampato, che è diviso in blocchi, e di ragionare su questi blocchi. Allora, in alto a destra ho visto che ci sono un blocco dedicato ai segmenti di clientela, dove bisogna definire chi sono i nostri clienti, a chi ci andiamo a rivolgere. Un altro blocco che invece mette a fuoco il valore che è centrale nel nostro schema, il valore che stiamo offrendo a questi clienti. E poi tra di loro altri due blocchi, uno focalizzato sulle relazioni con i clienti, che tipo di relazione avrò con quei segmenti di clientela, in che modo porterò e trasmetterò il valore che ho focalizzato, e poi un altro focalizzato sulla distribuzione, cioè come faccio a far arrivare il mio valore alla clientela. Sotto questi blocchi della parte destra che cosa c'è? C'è un blocco molto importante, che è quello dei flussi di ricavi. Ogni segmento di clientela, se è costruito bene i quattro blocchi precedenti, ci dà dei soldi, genera del denaro, perché il cliente apprezza il valore che gli offriamo e ci paga. Quindi in questo blocco che si trova sotto gli altri riceviamo il denaro, ed è descritto in che modo lo riceviamo. Sulla parte sinistra di questo modello ci sono i blocchi delle risorse chiave, che sono tutto ciò che ci serve per gli strumenti e i mezzi che servono per costruire il valore. Il blocco delle attività chiave, che rappresenta tutto ciò che dobbiamo fare per riuscire a costruire questo valore. Il segmento delle partnership chiave, perché non siamo in grado di fare tutto da soli, abbiamo bisogno di fornitori, di partner veri e propri, eccetera. E per ultimo, ma non meno importante, il blocco della struttura dei costi, che riassume un po' dove utilizziamo del denaro per costruire questo modello di business. Quindi in questi 9 blocchi abbiamo riassunto come funziona un'attività economica.
E di nuovo, in ognuno di questi 9 blocchi c'è qualcosa che siamo noi che scegliamo. Benissimo, Ugo. Senti, una domanda un po' particolare. Nel mondo digitale ci sono molte persone che fanno del business, ma non hanno una preparazione classica, una preparazione economica allo studio del modello di business. E quindi volevo capire da te, diciamo, dovrebbe imparare questo metodo, dovrebbe leggere questo libro, dovrebbe frequentare un seminario, dovrebbe entrare in questo modo diverso di guardare al business chi vuole affrontare un'impresa in modo diverso, più nuovo e più efficace. E sicuramente un modo per entrare in questo mondo e conoscere questo metodo è rivolgersi direttamente a Ugo, che è di fatto il punto di riferimento in Italia per chi vuole conoscere lo strumento, il metodo, il business model Canvas. Io ho visitato il suo sito Ugo Wiz, scritto con l'H, HUGOWIZ.it, e l'ho trovato molto molto interessante, perché è pieno di materiali, ci sono dei video interessanti che ti fanno un po' capire come funziona, e poi ci sono i suoi contatti per mettersi direttamente in contatto con lui, chiedergli una consulenza o un workshop. Insomma, offre vari servizi che permettono di conoscere questo metodo accorciando i tempi e ottimizzando il percorso di formazione. Io, Ugo, ti ringrazio molto per questo tempo che abbiamo passato insieme, davvero. Giulio, sei molto gentile. Mi ha fatto molto piacere poter parlare del business model Canvas con te, e spero che ci rivedremo presto. Lo spero anch'io, e i link che abbiamo nominato, link a risorse utili per approfondire il discorso del modello di business, li trovate sul nostro blog www.umediaweb.com. Grazie Ugo, grazie a voi che ci state seguendo, ciao e alla prossima!